Eccoci qua ragazzi, come promesso c'erano delle cose da finire. Mi mancavano, se ben ricordo, un telefono e ben tre statuette. Io nel frattempo ho disinstallato una volta, ho ristallato perché mi dà problemi. Anzi, due volte ho disinstallato. Continuo ad avere ancora un problema, quindi di sicuro disinstallo e reinstallo un'altra volta perché in pratica. Ok, allora scusate, andiamo per ordine. Qui, come vedete, ne mancavano tre, li ho trovati. Ed infatti, come vedete, anche io adesso la statuina che se la prendete racconterà tutta la fiaba lunghissima. Come vedete, ho anche questo che mi mancava in pratica. Questi registratori, ho capito che se vi ricordate quando usiamo l'artefatto che poi ci dà anche i pezzi, questi, ogni volta poi ci rimanda come finale in una stanza e noi attiviamo questi. In pratica in quella stanza ci sono 5 registratori messi in diversi posti. Voi quindi ce n'è una appena entrate a destra. Poi subito dopo, sempre a destra, sulla sedia del pianoforte, un altro appena entrato sulla sinistra, su un tavolo dove c'è un mappamondo, un altro è sul tavolo di fronte al fuoco e l'altro è su un tavolino dietro le due poltrone, il tavolo che è davanti al caminetto. Quindi in pratica ogni volta che usate l'artefatto, quindi andate in quella stanza, iniziate da un lato come poi ho fatto io, quindi ascoltando e cliccandoli tutti e cinque, e quindi vi risulteranno qui tutti e cinque. Questo, come ho detto, appare quando troverete tutti. Trovare tutti e cinque questi alla fine, se ben ricordo, non serve. Ah no, sì, scusate. Serve perché vi dà un alla fine, ecco, almeno il gioco è completo averli tutti e cinque qui. Questi ce ne mancavano tre. E anche questo poi vi darà un trofeo. Se li trovate tutti, oltre a darvi questo qui che racconta la storia in todos. Un altro trofeo, gli altri come questo quando entrate, se ricordo che qui come vedete a me anche questa volta scaricato mi si è bloccato questo pezzo, quindi non posso finirlo. Sono molto fortunato. Se ricordo bene, per prendere quel trofeo déjà vu quando entrate qui o quando entrate all'arbor, adesso non ricordo, insomma a un certo punto ci sarà un pezzo in cui dovete con l'artefatto distruggere tutte quelle pietre per andare avanti. Ad un certo punto vi rimanda dentro alla clinica dove siamo stati all'inizio, proprio il primissimo quadro, e dove c'è quella pietra enorme da distruggere. Prima di distruggere quella, in pratica dovreste andare sotto dove era il desk, la reception, suonare il campanello e lì otterrete quest'altro trofeo che sarebbe déjà vu e poi distruggete quello, insomma andate avanti. Adesso, dunque vi devo far vedere dove era. Io adesso sono qui, quindi la strada sarà un po' lunga, vabbè, cercherò di muovermi. Vi faccio vedere dove ho tralasciato il telefono, l'ultimo che vi darà, sì, qui, che vi darà l'ultimo trofeo, no, l'ultimo, è il terzo ultimo trofeo. Infatti, diciamo, gli ultimi due trofei
In pratica sono uno, in pratica dovete riempire completamente gli scaffali. Io con la mia solita fortuna con questo gioco non ho potuto riempirlo perché ho uno dei quattro scaffali, un ripiano dei quattro scaffali, cioè questo maledettissimo ripiano. Che non so perché, ecco qui prendo l'oggetto, come vedete, sto premendo nulla, non mi fa poggiare. Comunque se riempite tutti, tutti completamente, quindi sono 10, 20, 30, 36, 920 oggetti, vi dà un altro trofeo. Ottenuti tutti i trofei, ecco, dunque l'altro, quello che mi mancava era proprio qui, io qui non sono andato, non ci ho fatto proprio caso all'inizio. Scendete, andate qui ed eccolo qui il bastardo che io già ho fatto giustamente. Quindi era questo che ci mancava, lo premete, quindi otterrete anche l'ultimo. E l'ultimissimo era in pratica adesso vi faccio vedere anche i knockers che ci mancavano, dov'erano. È l'ultimissimo che prenderete dopo aver preso tutti i knockers, che è quello di platino. Il trofeo di platino lo avrete quando in pratica raccoglierete tutti i trofei del gioco. Quello arriva in automatico quando li fate tutti. Io proverò a prenderlo. Dunque, uno che abbiamo lasciato, adesso non ci tornerò perché credo non, il video forse finirà prima. Uno era dunque quando andate al village di fronte all'uscita secondaria del cinema, no secondaria, era l'unica porta, di fronte c'è una casa sull'arancione, giallo, qualcosa del genere. Se salite lì in una stanza del bimbo, sopra ci sono degli scaffali in alto, in uno di quelli sopra il letto c'è il pupazzo. L'altro che mancava era qui perché io non riuscivo ad aprire, se vi ricordate, la cassaforte perché non sapevo prendere questo benedetto numero. Adesso, come vedete, ho riparato questo che non funzionava l'altra volta e non mi funzionano altre cose. Qui devo scegliere, comunque al 100% non ce la farò, credo. Eccolo qui dove era il codice per aprire, bastardo di un codice. Era 1845. Eccolo qui, aprite e qui ce n'era uno. E l'ultimo era che è quello che ho sofferto come un cane per trovare, è stata una botta di culo, nel vero senso della parola. Era veramente difficile da capire. Ah, poi c'è un'altra cosa, intanto che vado ve la spiego. Se vi ricordate, io le campane, quelle all'Arbor, quando entriamo nella casa di Bell, lì nel laboratorio, delle campane appunto, dobbiamo suonare queste campane. Io ho fatto a casaccio, perché non riuscivo a capire e mi è andata bene, ma per capirlo, in pratica, voi dovete andare vicino alla spiaggia ed osservare, ci sono tre boe con delle campane a largo. Osservare quelle e vi indicheranno quelle da battere. In pratica è, poi se le guardate ve ne accorgerete. Comunque cos'è questa cosa qui adesso? Ok ragazzi, mi è apparso questo, vedete, il gioco è totalmente fuori di testa. Vabbè, mi devo subire. Ok, scomparso. Quindi dicevo, la sequenza delle campane è la prima a sinistra, quella di mezzo, poi di nuovo a sinistra e poi l'ultima tutta a destra. Questa luce qui non andrà via. Mi sono perso, ma eccolo qui. Poi un'altra cosa che io feci a fortuna era quella delle candele. Se vi ricordate, anzi prima già che siamo qui, vi spiego, a me forse c'era un bug, no forse. Se vi ricordate io l'arsenico, quella boccetta di arsenico
adesso non ce l'ho più, l'avevo messa dentro al caffè. Invece quella boccetta, quando la trovate lì dietro rompendo il muro, venite, alzate qui e la buttate dentro, quindi vi si attiva un altro pezzo. Adesso vi faccio vedere la cassaforte dov'era, eccola qui la bastarda, nell'ufficio dove veniamo a posare il caffè, dietro questo quadro, eccolo qui, ecco perché era. Diciamo, ecco perché vi dico anche di premere sempre L1, perché se vi scrivo vuol dire che qualcosa serve, poi si capiva forse un po' anche da qui. Comunque aprite, la combinazione era quel numero famoso sotto la tazza che non riuscivo a capire a cosa servisse, infatti eccolo 0112. Aprite e c'è l'altro knockers che ci mancava, quindi li abbiamo trovati tutti. L'ultima cosa, quindi mi sembra vi ho rispiegato e chiarito tutto, sì. In pratica l'ultima cosa che voglio dirvi velocemente, quando eravamo lì in miniera, se vi ricordate, a un certo punto, mi pare forse a 400, a 420, dovevamo piazzare le bibbie su quella chiesa lì e accendere le candele. Io feci a fortuna, ma la soluzione c'era. Intanto ve la spiego, se riesco ad andare, anche se adesso non apparirà più, ve la faccio vedere dov'è. Comunque, in pratica, se vi guardate attorno a quel livello, voi vedrete delle lanterne, tipo questa che abbiamo in mano noi, disposte una sul muro, no, una, sono quattro gruppi, alcune sopra le rocce, eccetera. Se le contate tutte, sono 23 e sono raggruppati dove ce ne sono 4, dove ce ne sono 6. In pratica dovete riprendere quella sequenza e se ritrovo questa maledetta galleria dove andare. Insomma, dovete contarle queste lanterne, sono 23, quindi lasciare accesa 23 candele dove dobbiamo mettere le bibbie, quindi la spiegazione era lì. Io se riesco a trovare vi faccio vedere dov'è. Credo di eccolo qui. Comunque credo abbiate capito.